Siamo a Tortoreto Paese e intervistiamo Gabriele Barcaroli, main sponsor e consulente organizzativo per il primo raduno Ferrari città di Tortoreto, borgo medievale. Barcaroli, riguardo a questo evento è coniugato anche un discorso sociale con una donazione importante. Sì, la donazione importante consiste nel fatto che in qualità di sponsor ho donato al comune di Tortoreto un defibrillatore che verrà destinato alle scuole di Tortoreto, del territorio. Sì, giustamente si crea un evento in funzione principalmente di un taglio sociale, perché sicuramente il brand Ferrari è un brand che non ha bisogno di pubblicità in quanto conosciuto in ogni angolo del mondo, ma certamente Tortoreto ha bisogno di una grossa visibilità, perché prima di tutto ringrazio l'amministrazione comunale che ci ha dato la massima disponibilità a organizzare questo bellissimo evento, e secondo poi logicamente riusciamo a coniugare l'aspetto sociale appunto donando questo defibrillatore all'amministrazione. Abbiamo accolto molto volentieri questa proposta proprio perché rientra tra i nostri obiettivi politici, che appunto uno di questi è quello della destagionalizzazione. Siamo convinti che le rosse nel borgo possa essere l'appuntamento ideale, un appuntamento imperdibile nel settembre tortoretano che sicuramente continuerà negli anni. Poi, come dicevamo, per la prima volta Tortoreto è protagonista. Prima d'ora era stata soltanto una tappa di passaggio, oggi le automobili sosterranno l'intera giornata a Tortoreto Alto, e quindi il nostro meraviglioso borgo farà in qualche modo da cornice a queste splendide vetture.